Detto questo, il titolo di questo seminario, preso e fissato già diverso tempo fa, capita a fagiolo, perché è un titolo che è Uscire dalla nebbia del lamento e della scontentezza. Allora, questo corso verrà diviso in varie modalità di trattare questo tema. Comincio con condividere alcune riflessioni personali e poi mi aiuterò con il bellissimo libro che è appena uscito di Pema Chodron, Accogliere l'inaccettabile, pubblicato dalla casa editrice Ubi Liber, perché adesso l'Unione Buddista Italiana ha una casa editrice, ancora sono pochi, mi pare 3 o 4 volumi che sono stati realizzati. Uno di questi è questo libro meraviglioso di Pema Chodron, che leggeremo in parte insieme, perché insomma il titolo Accogliere l'inaccettabile ci sembra importante. Detto questo, come vi ho detto, vorrei cominciare con riflettere insieme a voi, il titolo di nuovo, Accogliere l'inaccettabile, della Ubi Liber di Pema Chodron. Ovviamente c'è, per chi come Ruth è di lingua inglese, ci sarà ovviamente la versione originale che si intitola Welcoming the Unwelcome. Quindi, Welcoming the Unwelcome, dare il benvenuto a ciò che non è benvenuto in parole. Detto questo, io vorrei riflettere con voi proprio sul titolo. Allora, Uscire dalla nebbia. La nebbia, immaginate di essere in autostrada e trovarvi in una situazione di tanta nebbia. Come prima cosa viene paura, un senso di vulnerabilità, un senso di fragilità. Molte persone reagiscono, e lo vediamo in autostrada, facendo finta di niente. Quante volte veniamo superati in autostrada da persone che, malgrado c'è la nebbia, fanno andatura, come si diceva una volta, no? Cioè, vanno come gli pare, in poche parole, non tenendo conto dell'agente atmosferico. E perché la nebbia ha la caratteristica che ci offusca la visione. La parola offuscare, il verbo offuscare, è un verbo centrale per noi che siamo in un cammino. Riuscire a individuare quali sono le qualità che ci offuscano la nostra visione è molto importante. E individuare queste qualità, come sa chi mi segue già da un po' di tempo, significa non, come dire, dispiacersi di avere incontrato queste qualità offuscanti, ma piuttosto cogliere in queste qualità offuscanti un'espressione della nostra umanità, della nostra fragilità, della nostra vulnerabilità. E quindi prenderci veramente cura. È come se il lamento fosse la famosa punta di un iceberg. Sotto c'è tutto un iceberg di cui prendersi cura. Quindi riuscire a portare la pratica, e la pratica di questa settimana sarà proprio quella di rivolgere una particolare attenzione a quegli stati mentali offuscanti, cioè che noi ci accorgiamo che tendono a prendere il dominio del campo. Offuscanti perché quello stato mentale, come dire, si sovrappone a tutta la realtà. Quello stato mentale offuscante offusca il tanto di più. Quindi adesso, durante questo corso, ci occuperemo in particolar modo del lamento e della scontentezza. Ma come spesso quando si apprende un'arte, una volta che riusciamo a risvegliare in noi l'interesse e il desiderio di riconoscere, scusate se mi ripeto, gli elementi offuscanti, una volta che abbiamo sviluppato questa intenzione non solo di riconoscerli,
ma di renderli oggetto di pratica, non partendo da una mente negativa e giudicante, ma piuttosto da una mente che ha desiderio di prendersi cura, questi sono passi fondamentali. Possiamo pensare a tante emozioni offuscanti, le classiche, la rabbia, l'invidia, la superbia, la tentazione di paragonare sempre, il rimpianto, un'altra emozione molto diffusa, no? Come eravamo, come stavo, come ero, come era meglio prima, no? Insomma, inutile che mi soffermo troppo, ognuno di noi sa in che modo possiamo dare a queste emozioni offuscanti, prevalentemente negative, il dominio, il potere di ricoprire il nostro cuore, perché di quello si tratta. Si tratta che così come in autostrada la nebbia ci oscura la strada, nel cammino interiore le emozioni offuscanti ci offuscano il nostro cuore. E questo è un punto molto importante perché noi dobbiamo seguire attingendo alle risorse del nostro cuore. Dobbiamo seguire, mi piace molto, no, questi giorni, tutti. Siamo addolorati, dire poco, per la perdita, per la morte di David Sassoli e sappiamo quanto, scopriamo ancor più proprio ora che non c'è più, quanto bene ha fatto con la sua vita ed è stato molto commovente le parole della von der Leyen, le parole di molte persone che l'hanno ricordato e che si sono spesso soffermati sull'augurio di buona strada. Che è l'augurio delle guide scout, è l'augurio degli scout. Buona strada. Buona strada significa a tanti, probabilmente non sono in grado, non, sono madre di uno scout, ma io personalmente non ho fatto lo scoutismo, ma posso immaginare che voglia dire abbi coraggio, vai, affronta la strada. E la strada è buona nella misura in cui tu sai in che strada stai camminando. Nella misura in cui tu sei capace di muoverti in quella strada con le tue proprie risorse. Allora, le emozioni non salutari, che è poi lo scopo della pratica, è proprio quello di riuscire a riconoscere le emozioni non salutari, non, e ripeto, lo ripeterò come Silvia Burstein, questa famosa insegnante di meditazione, dice sempre: io voglio che nella mia tomba ci sia scritto, qui giace colei che ha sempre sostenuto che la meta e la consapevolezza sono la stessa cosa. Ecco, io se un'epigrafe per la mia tomba potrebbe essere: qui giace colei che ha sempre pensato che le emozioni non salutari altro non sono che l'aspetto della nostra tenerezza e che vanno per questo maneggiate con cura, perché stiamo maneggiando la nostra tenerezza. Allora, uscire dalla nebbia del lamento. Poi vedremo, ne parla molto bene Pema Chodron, ma come vi ho detto in questa prima parte della serata, vorrei condividere proprio con voi quella che è troppo lunga come epigrafe, cercherò di farla più corta sperando di non morire proprio domani, per cui, però se capitasse fate la sintesi voi, tanto, insomma avete capito, lo scopo è quello di, non, sono come dire, sono contraria a chi giudica le qualità non salutari, come si può dire, colei che non giudicava le qualità non salutarie, poi fate voi, sperando che nel frattempo l'aggiusto. Cominciamo per esempio con appunto tutto il cammino proposto dal Buddha e sinteticamente riassunto magnificamente dal Dalai Lama. Tutto il cammino è quello di individuare le qualità, le emozioni non salutari, individuare le qualità, le emozioni salutari. E cercare di verificare la
non dal punto di vista ideologico, ma proprio dal punto di vista di esperienza, quanta sofferenza arrecano i fattori non salutari. Poiché questo è un cammino di liberazione dalla sofferenza, liberarsi dalla sofferenza significa riconoscere la sofferenza. E all'interno dell'insegnamento del Buddha è centrale il sapere individuare la sofferenza. E come vi dicevo, noi sceglieremo, per esempio, di cominciare ad individuarla nel lamento. Allora, il lamento. Mi viene subito da dire un aneddoto che c'era il papà di Corrado, che era un ammiraglio, e raccontava tanti episodi della sua esperienza da ammiraglio. Ha navigato per molti anni con destinazioni molto, molto lontane, e raccontava che c'era un famoso capitano che, in un momento di grande difficoltà, in cui tutti i marinai si trovavano a dover gestire mari in tormenta, cibo sempre più scadente e grandi ritardi nell'arrivo al porto, il capitano aveva stabilito delle ore in cui i marinai avevano diritto al mugugno, cioè avevano diritto di lamentarsi. Però dice: ricavate quel tempo, tutto il resto del tempo datevi da fare. Cioè, volete ogni tanto fermare? Ok, prendete proprio quel momento di mugugno, di lamento, il diritto al mugugno. Infatti l'ho sempre trovato bello quando il papà di Corrado me lo raccontò. Mi ricordo che mi piacque tantissimo, perché sì, però pure il fatto che un capitano desse il diritto al mugugno, perché? Perché è umano, però è importante circoscriverlo. Allora, come al solito, siamo molto bravi a vedere i difetti degli altri, no? Insomma, quando San Luca dice è molto più facile vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro che la trave nel nostro, è estremamente attuale, no? E quindi cosa significa? Significa che possiamo cominciare a riflettere come alcune persone, se abbiamo, se le conosciamo, quelle più lamentose, siano un po' faticose. Cioè, detto proprio sinceramente, cioè, un po' si lamenta sempre, no? E di opposto, cioè, sempre sereno, cioè, non si lamenta mai. Cioè, uno, se catalanamente parlando, preferireste avere cinque amici lamentosi o cinque amici sereni? Meglio cinque amici sereni, no? Poi c'era il famoso film di Troisi dove c'era quello: Gaeta, Gaeta, tu mi devi ascoltare, no? L'amico brutto che era stato lasciato dalla fidanzata e andava di continuo da Troisi: ah, tu mi devi ascoltare, io so. E gli mostrava la foto, eravamo felici in questa foto, e quella foto lui era bruttissimo, diceva: ma tu sei brutto in questa foto. Vabbè, comunque, per dire che non ne poteva più nemmeno Troisi dell'amico lamentoso. Allora, prendiamo adesso il nostro caso e riflettiamo con sincerità, tanto riflettere interiormente comporta che nessuno ascolta il nostro pensiero e quindi ci possiamo permettere il lusso di essere sinceri. Quante volte ricorriamo al lamento? E soprattutto, di cosa ci lamentiamo? È un lamento generalizzato? È un lamento mirato? O è un lamento che arriva quando proprio abbiamo sopportato troppo? Se ci facciamo caso, osserveremo che il lamento ha sempre come condizione di base uno stato di scontentezza. Uno stato di base di scontentezza. Allora, propongo durante questa settimana di osservare, da un lato, un esempio di lamento, dice Elisa, te ne posso fare quanti te ne pare. Ah, non ne posso più questa situazione che va avanti, non ne posso più, non ne posso più e non ne posso più. E siccome non ne posso più, ho deciso che è finita.
E questo è un lamento, se vogliamo, anche legittimo. No, non ne posso più di mio figlio che mi chiede questo, quest'altro, quest'altro ancora, oppure non ne posso più che cerco parcheggio 2 ore prima di trovarlo, o tutte le volte in cui, diciamo, una situazione sgradevole, diventa, un oggetto di avversione, perché il lamento è un'espressione di avversione. È un modo per sottolineare non mi piace, non lo voglio. Ora, non mi piace, non lo voglio è legittimo, ma fare di quel non mi piace, non lo voglio il Vangelo è dolorosissimo. Perché non mi piace, non lo voglio. Ho alternative? No. E allora devo imparare a conviverci. Allora, così come faremmo in una sera di nebbia in autostrada, il primo modo per imparare a prenderci cura del lamento e della scontentezza è rallentare. Rallentare significa veramente osservare, stare proprio nella nostra corsia e osservare con particolare prudenza il grande raggio di azione negativa del lamento e della scontentezza. Personalmente ritengo che il lamento e la scontentezza siano in assoluto le qualità offuscanti migliori per crescere in compassione e in apprezzamento. Perché il lamento è un modo per fuggire il dolore, non è un modo per prendersi cura del dolore. È molto importante il tema della compassione, compatire, cioè prenderci cura della sofferenza che ci attraversa, cioè non evitarla, non far finta che non c'è, non continuare a pensare che non è giusto che ci sia. Ma con grande risolutezza andare diritti al nostro cuore. Perché il lamento, quello che più ci indica, è la nostra sofferenza. Allora, come diceva spesso Ajahn Chah, se noi non ci prendiamo cura della sofferenza e quindi se non siamo disposti ad osservare la sofferenza, inevitabilmente avremo sempre più sofferenza, che mi pare di una logicità disarmante, disarmante. Quindi il diritto al mugugno. Vediamo se possiamo darci il diritto di soffrire. Ci vergogniamo di soffrire, ci vergogniamo anche con noi stessi. Uno potrebbe dire siamo in una società in cui potremmo dare tante colpe alla società, però la società siamo anche noi. Quindi credo che sia anche importante che ognuno di noi diventi parte attiva in questa società nella quale può comunicare altri valori. Allora, riuscire, come possiamo darci il diritto alla sofferenza? Allora, per darci questo diritto alla sofferenza, dobbiamo nel momento della sofferenza volerci più bene. Molto più bene. Nel momento della sofferenza, da un lato volerci più bene, da un altro, grazie alla compassione, imparare anche un po' ad uscire dall'egocentratezza. Perché la sofferenza, il lamento magari per una cosa, no? Potrebbe essere un lamento che più della metà del mondo vorrebbe avere. Ho il lamento che ho la fila al supermercato. Molte parti del mondo non hanno supermercato, non hanno i soldi per andare al supermercato e nel supermercato non ci sono esposte merci. Quindi, perché io devo essere necessariamente più fortunata di altri. Quindi, in un qualche modo, la compassione
ha uno strano, è bellissima la compassione nella tradizione tibetana, particolarmente, non sono esperta, quindi mi scuso per chi fosse più addentro, ma è particolarmente sviluppata, perché ha due aspetti molto importanti. Da un lato, perdonatemi, la compassione ci addestra a stare di più con il nostro cuore sofferente, cosa che tutte le qualità non salutari non vogliono fare. Rabbia, invidia, avversione, lamento, superbia, sono tutti modi per allontanarci dal nostro cuore. Perché sorga la rabbia, io prima devo avere sofferto. La rabbia è un passo, non è necessariamente come dire, unita alla sofferenza. È la risposta reattiva alla sofferenza. Quindi da un lato la compassione ci addestra tantissimo ad essere più vicini alla fragilità dei nostri cuori. Da un altro naturalmente ci rende più sensibili alla sofferenza degli altri. E diventare più sensibili alla sofferenza degli altri, sembra un paradosso, rende la nostra sofferenza meno forte. Prima di tutto perché non siamo soli. Cioè io ricordo, ve l'ho detto tante volte, mi ricordo benissimo quando da piccola mi ammalai e ebbi questa broncopolmonite, l'ho detto tante volte, ma mi ricordo che quello che mi colpì molto è che io, insomma, ero in terza media, avevo 13 anni, mi resi conto che non mi ero mai fermata a riflettere su quante persone malate c'erano in ogni momento. Cioè, avevo dato sempre per scontato la mia salute. E sperimentare la fragilità, sperimentare la paura della morte, sperimentare il grande malessere fisico, mi ha reso molto più capace di pensare anche agli altri. Cioè, perché non sono solo io che soffro, cioè, in questo momento preciso, pensate a quante persone nel mondo stanno soffrendo. Quindi, però lungi da essere un pensiero deprimente, questo pensiero nel mio caso e negli anni l'ho coltivato, mi ha fatto sentire più parte della comunità umana. E questo sentirsi parte della comunità umana automaticamente ci fa sentire meno soli. E se ci sentiamo meno soli, siamo più capaci di prenderci cura della nostra sofferenza. La compassione come qualità salutare a cui possiamo ricorrere anche in quei momenti di piccola stizza. Non riserviamo la compassione ai grandi momenti di dolore, ai grandi dispiaceri della vita. Ci cascano le chiavi e ci innervosiamo. Lo sentiamo in quel momento che c'è sofferenza. Lo sentiamo in quel momento che possiamo sorridere della reattività che sta per sorgere, piuttosto che crescere nella rabbia. Se ci facciamo caso, in una quotidiana giornata, possiamo attraversare più momenti di reattività. E sono tutte queste sono occasioni in cui possiamo veramente vedere come la sofferenza non vista si trasforma in reattività. E il lamento è un'espressione di reattività. La cosa incredibile è che se noi crediamo, come molti di noi credono, alla saggezza del Buddha, il Buddha ci ha insegnato che tutto ciò che la mente pensa e pondera più frequentemente diventerà l'inclinazione della mente. Quindi cosa significa? Che se io durante la giornata frequentemente sarò reattivo, se io durante la giornata frequentemente mi lamenterò di questo o di quello, troverò i lati negativi di ogni cosa, questa negatività, questa reattività, questa lamentosità diventerà l'inclinazione della mia mente. Allora uno dice, vabbè, ma che mi importa? Me lo voglio tenere, mi piace questa inclinazione, voglio essere reattivo. E no, perché poi arriverà il momento che ci saranno
obiettivamente dolori, situazioni più difficili, non avremmo le risorse per gestirle. In un qualche modo è proprio la pratica ci addestra a sviluppare il muscolo della compassione, un passo alla volta, nelle piccole cose. È proprio una specie di muscolo questo della compassione, nelle piccole cose. Allora uno dice, ma io non vorrei avere la compassione per me, vorrei francamente essere solo felice. Purtroppo non è possibile, anch'io non me lo nascondo, mi piacerebbe molto di più stare sempre tutti bene, avere tutto quanto, non avere problemi. Mi piacerebbe anche, se posso dire una cosa, poter riposarmi, cioè, proprio molto banale, poter passare qualche giornata così, più o meno gozzovigliando da una parte all'altra. Però non è possibile in questi, insomma, negli ultimi anni della mia vita, questo non è possibile. E allora comincio a capire, mentre quando ero giovane la preghiera all'eterno riposo, dona loro, Signore, mi sembrava una tristezza inaudita, perché io volevo l'eterna allegria, l'eterna energia, l'eterno movimento, no? Adesso comincio a capire che anche il riposo è una qualità. Poter avere il riposo, per cui da che ero molto, come dire, avversiva nei confronti dell'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda per loro la luce eterna, c'è cioè una cosa meravigliosa. Cioè, cominciò a vedere questa preghiera che vorrei poterla dire anche in vita, cioè, nel senso, perché aspettare di essere morti per avere questa dimensione. Ecco, io credo che con la pratica ci addestriamo ad avere un riposo della mente-cuore, ad avere la luce nella nostra mente-cuore, una luce più continuativa, una luce che sa a noi ricordarci di accendere, accendere e riaccendere. Quindi il lamento. Oh, mi sono i capelli bianchi, ah, che bello, c'ho ancora i capelli. Ah, c'ho le rughe, che devo dire, sono viva, perché come dice sempre mia madre, se non hai le rughe, l'alternativa è peggio, non ci sei arrivato ad avere le rughe. No, perché un tempo si baciava le mani alle persone anziane, perché era il coronamento di una vita. Ora siamo arrivati nel punto che pare brutto essere anziani, cioè, ma di che? Cioè, no, per dire, tanto ha preso il sopravvento questa idea d'onnipotenza. Allora, la scontentezza. Di cosa abbiamo veramente bisogno per essere contenti? Contenti, mi piace molto l'espressione inglese contentment, appagamento, essere, come dire, contenti di quello che si ha. La scontentezza è, ora vi chiedo veramente di perdonarmi se siete in un momento di vita difficile. Queste parole possono suonarvi come fai presto a dirlo, ma non è un momento facile neanche per me. E quindi, insomma, una volta una persona ha detto: beh, sai, ne aveva corrado, tutto sommato gli va sempre tutto bene, no? Fanno presto a parlare bene. No, allora ci sono dei dolori che uno non è che condivide. Però in questo caso lo sapete, e quindi lo sapete che non è un momento facile, no? E quindi ve lo do come anche frutto di questi giorni difficili, quanto sono stata aiutata e quanto sono aiutata da avere praticato per anni, per molti anni, un'inclinazione verso il salutare. Perché ho più prontezza di riconoscere il peso aggiunto, soprattutto in una situazione difficile, del non salutare. È un grande peso che diventa insormontabile. La scontentezza è l'espressione più forte uno dei tre veleni, che è l'attaccamento. L'attaccamento può essere anche compreso come avidità, volere sempre di più. Allora, siamo scontenti perché vorremmo sempre di più. E guardate, non è che io, tu, voi, è proprio, se il Buddha, così tanti millenni fa, ha individuato nell'avidità
in questo volere sempre di più, una delle cause della sofferenza, e vuol dire che sta parlando a ognuno di noi, non sta parlando all'uomo moderno, sta parlando all'essere umano. È una tendenza dell'essere umano, quello di non essere appagato, quello di volere di più. Allora, personalmente, voi sapete quanto amore ho per la pratica della gratitudine, dell'apprezzamento. Ho proprio, potrei dire, una devozione per questa pratica. Per me la gratitudine e l'apprezzamento sono assorte ormai negli anni come delle divinità, potrei dire, perché proprio hanno una capacità di farmi sentire abbracciata, sostenuta, amata, farmi sentire bene. E nello stesso tempo, malgrado siano anni che pratico queste virtù, anch'io sono spesso scontenta. Anch'io mi accorgo che sorge la scontentezza. E quando me ne accorgo, vedo sempre che dietro c'è una no. Dietro la scontentezza e dietro il lamento c'è no. E se imparassimo a dire sì, perché non abbiamo alternative, ma sempre quanto il lamento, ma per quanto riguarda la scontentezza, se imparassimo a dire ma di cosa ho veramente bisogno per essere felice? Di un cuore sereno, di un cuore in pace. Non c'è ricchezza, non ci sono fortune, non c'è successo che è capace di dare quel senso di benessere che dà un cuore sereno e un cuore in pace. Lo vediamo e lo rivediamo ovunque, intorno a noi, dentro di noi, nella storia. Pensate a quello che sta succedendo in Afghanistan, che continua a succedere, cioè quello che sta succedendo in Ucraina, quello che sta succedendo in Polonia, quello che sta. Cioè, che vi devo dire? Mi sono fatta regalare a Natale da Corrado un Atlante de Agostini, proprio il libro, che me lo sfoglio e cerco le zone. Guardate, sono pochissime le zone del mondo che non sono disperate. Quindi, ovvio che questa forza dell'avidità, questa forza dell'avversione, è una forza molto potente. Ma nello stesso tempo, per noi che siamo in un cammino, abbiamo le risorse e il dovere di opporci a queste forze e generare quella che viene chiamata un'energia pulita. Non si parla tanto adesso di energie pulite, no? Ecco, la pratica ci addestra a coltivare energie pulite, quelle che si dice impatto zero nell'ambiente. Cioè non lasciano inquinamento nel nostro cuore. Allora, durante questa settimana, chi lo volesse può fare o una pratica più generale, rivolta come dire, voglio vedere le qualità oscuranti. Voglio proprio cercarle, ci sono, perché fino a che non siamo completamente illuminati, ci sono. Quindi uno potete fare così, investigativo. Periodicamente, c'è qualche qualità offuscante ora? Proprio domandandocelo, in questo momento, nel mio cuore, c'è qualche qualità offuscante? E poi potremmo anche ripeterci la semplice frase, quella del Course in Miracles: io potrei vedere pace invece di questo, io potrei dimorare nella pace invece che in questo inquinante. Potrei scegliere per la pace. Come diceva, preferisco il paradiso, scelgo per la pace. Oppure possiamo fare un tipo di pratica dove andiamo ad individuare la tendenza al lamento e alla scontentezza. La scontentezza la incontriamo tutte le volte che non siamo soddisfatti. Uno dice, ma che, mica posso essere soddisfatto sempre? Sempre no, ma molto più spesso di quello che normalmente siamo.
Pensate che cambiamento di impostazione di vita. Adesso in questi giorni in clinica comincio a conoscere sia il personale che porta i pasti e che accudisce, diciamo, la camera, sia gli infermieri, le infermiere, sia i fisioterapisti, le fisioterapiste. È meraviglioso osservare come ognuno porta nella camera la sua energia. Ognuno. Cioè, dopo una settimana, oggi questa sera c'era Giada che ha servito la cena a Corrado, meravigliosa. Una persona gentile, sorridente. L'altro giorno è venuta una fisioterapista angosciatissima, preoccupatissima, non era capace, aveva paura e quindi continuava a sgridare Corrado, ma era lei che aveva paura perché Corrado andava benissimo. E io a un certo punto ho detto: guardi, signorina, stia tranquilla perché mio marito cammina avanti e indietro tutto il giorno, per cui non, sia serena. Continuava a dire: no, così non si fa, così non si fa. Cioè, la sua paura si trasformava in dare la lezione. Allora, con Corrado stiamo facendo proprio, poi c'era una persona che, pensate, io sono andata a vederlo in terapia intensiva, poi figuratevi in che stato stavo quando sono entrata in terapia intensiva, e sono entrata per rimanere, quindi mi ero portata, anche perché noi eravamo andati a fare un controllo, ci hanno detto andavo operato, quindi figuratevi, ho portato una valigetta con il cambio per me, per Corrado. Mi guarda e mi fa, signora, ma lei gira con tutte queste cose? Ma si porta tutte queste cose appresso? Mentre mi stava mettendo il camice per entrare in terapia intensiva, per cui c'è un momento di una delicatezza, no? Ma io ho detto, e anche lì ci ho visto la tendenza che stava per partire l'avversione, no? E ho detto, scelgo per la pace. In questo momento ho ancora più bisogno della pace. Non ci sono nemici, ci sono esseri umani. E questa stessa persona ha il nome simile a me, si chiama Eva. E ogni volta che entravo in stanza ci sgridava sempre, cioè c'è sempre una cosa che sbagliavamo. Allora continuavamo con Corrado, ma come si chiama? Eva. Ah, si chiama come me, io mi chiamo Eva, ma che bello, così è. L'abbiamo conquistata. Stasera, prima che uscissi, è venuta 3 volte tutta affettuosa. Allora, signora Eva, noi che abbiamo nomi simili, affettuosissima. Non esiste la persona cattiva. O se esiste, ma spesso noi attribuiamo cattiveria a una persona che semplicemente ha un suo carattere. Ma una volta che noi solidifichiamo quel carattere, costruiamo la persona antipatica. Noi siamo quella persona. Noi entriamo nella vita delle persone con quell'energia. Ognuno di noi non si rende nemmeno conto che è come se entrasse in una stanza di una clinica, perché le persone che incontriamo possono essere persone sofferenti, possono essere persone fragili, possono essere persone o anche felici che vogliono custodire la loro felicità. Allora è molto importante che noi ci si renda conto che entriamo nelle stanze della vita portando la nostra energia, quella stessa energia che talvolta non vorremmo che gli altri portassero. Allora, se impariamo, grazie alla pratica, a riconoscere che si parla solo di offuscanti, ma non di colpe, impariamo a essere non solo più pazienti con noi stessi, più, come possiamo dire, più compassionevoli con noi stessi, ma anche con gli altri, molto con gli altri, perché la stessa perfezione che vogliamo dalla vita la vogliamo anche dagli altri. Ognuno ha la sua vita. Ognuno ha il suo patrimonio di dolori e comunque tutti sappiamo di essere mortali. Tutti siamo soggetti a malattia, vecchiaia e morte. Se non c'è cosa che più unisce di queste caratteristiche, io non so quale altra pensare. Io mi ricordo che da piccola passavo le ore a guardare i volti delle persone e dicevo a mia madre: mamma, ma com'è possibile che abbiamo tutti 2 occhi, un naso, una bocca, un viso e siamo tutti diversi? Io non so se voi vi ricordate, ma io me lo ricordo quel momento in cui guardavo con meraviglia e non ne vedevo due uguali e non mi capacitavo perché
alla fine sono sempre le stesse. Allora, e questa è un po' la lezione della nostra vita. Siamo tutti uguali, perché tutti, malattia, vecchiaia e morte. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. E nello stesso tempo siamo tutti universi diversi, che possono veramente portare la propria luce, la propria energia, anche il proprio dolore. E anche quello va rispettato molto. Quindi durante questa settimana possiamo o fare una pratica più generale, rivolta proprio ad osservare quelle che sono le qualità offuscanti, cosa offuscano la nostra pace interiore. Guardate, è emblematico quando Dalai Lama, no, gli dissero, la celebre, sono quelle frasi però che rimangono in circolo, perché gli dissero, ma lei con i cinesi che gli hanno portato via il Tibet, ma non prova rabbia verso questi cinesi? E lui rispose, mi hanno portato già via il mio paese, non ho nessuna intenzione di dargli anche la mia pace del cuore. Allora, questa è una cosa che appartiene a noi. Guardate, insomma, molti di noi non sono proprio ragazzini e quindi molti di noi ormai l'abbiamo visto che non è detto che persone che hanno tutto, che hanno avuto tutto, siano serene, come non è detto che persone che abbiano avuto vite difficili siano rabbiose, chiuse. E questa possibilità di avere la pace nel cuore è altamente favorita dal cammino interiore. Che perché lo scopo del cammino interiore è proprio quello, è quello di riconoscere in che modo offuschiamo la possibilità della pace interiore. E allorquando ci accorgiamo che ciò che è presente è realmente in grado di destabilizzare la nostra pace, allora è lì che dobbiamo ricorrere alla compassione e non alla rabbia. Perché è come se stessimo affogando e invece di aggrapparci a un salvagente, cercassimo una pietra per andare più fondo. E sarebbe una follia, un paradosso. Quindi o portiamo una particolare attenzione alle qualità offuscanti in generale, e vi ripeto, quando proprio ci fermiamo, e diciamo, sono in pace in questo momento? Cosa mi manca per essere felice ora? Periodicamente, con semplicità. Osserverete che tutto ciò che non ce lo impedisce è il desiderare una realtà diversa. Il volere una realtà diversa. Ed è lì che è importante che ci ricordiamo della comunità umana. Perché è lì che rischiamo di essere enormemente egoisti. Allora vi ricordo, compassione è un modo per prenderci cura di noi stessi, ma è anche un modo per uscire dall'egoismo. L'egoismo che ci inganna, ci fa credere che più gratificazioni daremo a noi stessi e più saremo felici. Capiamo che la gratificazione, proprio quanto tale, dipende dall'esterno. Quindi diventiamo progressivamente più fragili se noi releghiamo la nostra possibilità di felicità e serenità esclusivamente alle condizioni favorevoli. Osserviamo che se noi pratichiamo con la scontentezza, siamo molto più capaci di gioia. No, questo lungi da essere una pratica che ci spinge al dire che mi lamento, ci stanno tanti che stanno peggio di me, fammi sta zitto. No, è il contrario, ci aiuta anche a riconoscere le nostre fortune. No, noi no, in questa platea ci sono tantissime donne, ma potete minimamente immaginare la vita della donna media nella maggior parte del mondo. Insomma, da dire, signore, ti ringrazio di essere nata a Roma. No, io non sono nata a Roma, ma comunque di essere nata in un paese, diciamo, civile. Oppure,
se volete, durante la settimana, portate una particolare attenzione specificamente alla tendenza al lamento e alla tendenza alla scontentezza, cercando di rallentare, così come faremmo in un'autostrada con la nebbia, rallentiamo per vedere meglio. Vediamo meglio cosa dice il lamento e vediamo meglio se dopo esserci lamentati a lungo siamo davvero meglio. E vediamo meglio se indugiare nel lamento, lungi dal aiutarci ad avere la fiducia nelle nostre risorse, ci toglie tutte le energie per affrontare la situazione difficile. È come se il lamento richiede molta energia. Io ricordo anni fa c'era una coppia di anziani che erano sempre in Abruzzo, dove Corrado ha una casa, erano sempre fuori seduti e mi colpiva perché non si lamentavano mai, stavano parecchio conci. A un certo punto il marito morì e rimase la moglie. Ora, fino a quest'estate c'era, 97 anni, e questa sta sempre di buon animo, è anziana, fino a pochi anni fa andava, sapete, nei paesi ci stanno, adesso le hanno tolte, hanno tolto questa possibilità, ma c'erano i centri ricreativi per anziani, no? E quindi andava a ballare, ballava la polca, la mazurka, no? E mi ha detto, Sara, ho dovuto smettere perché a un certo punto sono fatti tutti i vecchiarelli, con chi la ballavo sta mazurka, no? Cioè, lei ha 95 anni, mi ha detto sta cosa, mettete 94. Ecco, la cosa che colpisce di questa signora Teresa, che è sempre affettuosa. Cioè, lei mi ha visto per anni, si ricorda tutto, ha visto quando ero con mia suocera, ha visto quando ero con mio suocero, ha visto quando Giorgito era piccolo. E nota solo il bello, solo il buono di Giorgino, di mia suocera, di mio suocero, di Corrado, è sempre, come possiamo dire, apprezzante. Quindi in lei, io tante volte, siccome sono stata educata da mio padre in Grecia, si bacia, sono stata educata a baciare la mano alle persone anziane, quindi da piccola baciavo la mano. Io mi devo tenere, perché in Italia non c'è questa cultura, ma io ogni volta le bacerei la mano, perché ho sento un onore di averla conosciuta, di essere oggetto del suo affetto, del suo apprezzamento, ma soprattutto del suo insegnamento incarnato, di come l'apprezzamento e l'affetto rendano capaci di gioia e di contentezza, e non di scontentezza. Sempre truccata, sempre con la tinta, questa è stata a un certo punto, mi ha detto, ne ci sta Luisa che mi è venuta la tinta male, mi ha fatto un po' rossa. Però sto buona anche così, fantastica. Cioè sto buona anche così. Viva la faccia, ma viva la faccia. Ecco, avevo portato questo bellissimo libro di Pema Chodron, ve lo commento lunedì prossimo, perché la parte, diciamo, che volevo dire, la parte mia ha preso tutto il tempo, però vi leggo due righe dal Bodhisattva Charyavatara di Shantideva, ci sono tante versioni, e va bene, vi leggo proprio due righe nel capitolo sulla pazienza, ci sono vari capitoli e questo è dedicato alla pazienza. Allora, nel capitolo della sulla pazienza vabbè, il secondo verso. Non esiste negatività simile all'odio, né forza d'animo simile alla pazienza. Perciò con impegno e in molti modi dovrei meditare sulla pazienza. Ecco, potremmo dire che per praticare col lamento e con la scontentezza ci vuole molta pazienza. Perché sono tendenzialmente vogliamo vedere subito il frutto e tendenzialmente vogliamo usarle proprio per evitare di stare con le cose così come sono.
La mia mente, continua a leggere Shantideva, non proverà pace se alimenta dolorosi pensieri di odio. Non troverà gioia né piacere e non riuscirò nemmeno a prendere sonno. In breve, non c'è niente che possa rendere felice una persona arrabbiata. Guardate che il lamento è un'espressione di rabbia, eh? Non mi sta bene, non lo voglio. E questo è il punto dove io volevo arrivare. Alimentato dall'infelicità mentale che sorge dall'essere ostacolato in ciò che io voglio e dal verificarsi di ciò che io non voglio, la fiamma dell'odio divampa e alla fine mi annienta. Allora, ci sono varie traduzioni di questa strofa. È la strofa 7 del capitolo 6 del Bodhisattva Charyavatara, che è la pazienza. Alimentato dall'infelicità mentale. L'infelicità mentale viene spesso tradotta in soddisfazione o scontentezza. Quindi capiamo che se noi abbiamo lo sfondo nelle nostre giornate di insoddisfazione e scontentezza, abbiamo l'humus fertile per la rabbia. Cioè, è come se noi avessimo annaffiato, concimato proprio il nostro cuore, perché poi un non nulla fa divampare la rabbia. Vedete? Alimentato dall'infelicità mentale, che sorge dall'essere ostacolato in ciò che io voglio. Cioè, quando è che siamo scontenti? Quando vogliamo ciò che non abbiamo. Quando vogliamo di più. Ma non sappiamo nemmeno quanto di più vogliamo. Quanto è diffuso. Cioè, fermarsi un attimo, periodicamente. Respiro. Anche se il semplice cammino. Guardate, chi ha accudito persone anziane, come io ho fatto anche con i miei genitori, sappiamo che linea di demarcazione netta c'è tra il camminare e non camminare. Cioè, il cammino è autonomia. Cioè, quindi la semplice banale cosa che ci possiamo alzare e andare al bagno è una cosa di cui già essere grati. Cioè, cammino, che gioia. Cioè, capiamo che se invece io alimento la scontentezza mentale, cammino in beh, sto bene in beh, è tutto un in beh, quello in beh è la scontentezza mentale. Quindi alimentata dall'insoddisfazione che sorge dall'essere ostacolato in ciò che io voglio, attaccamento, avidità, e dal verificarsi di ciò che io non voglio, lamento, la fiamma dell'odio divampa e alla fine mi annienta. Guardate, piccole reattività, piccoli lamenti, piccoli. Sono come immaginate. Un bosco secco, 49 gradi, pieno agosto, una cicca lasciata accesa qua, un'altra cicca lasciata accesa qua. Nel giro di pochissimo la fiamma divampa e si mangia tutto il bosco, un bosco meraviglioso, che poi quando passiamo e vediamo tutto bruciato, che tristezza ci viene. Questo è il bosco del nostro cuore, che è un bosco meraviglioso, verde, verdeggiante, dove risplende la vita. Quando un bosco viene bruciato, nemmeno gli uccelli vanno più a visitarlo. E così è se noi alimentiamo la scontentezza e l'insoddisfazione. Con grande facilità divamperà la fiamma dell'odio. Perciò, segue Shantideva, dovrei eliminare il carburante di questo nemico, poiché altra funzione non ha se non causarmi del male. Ma qual è? Ricordiamocelo qual è il nemico. L'insoddisfazione che sorge quando ci capita ciò che non vogliamo e non ci capita ciò che vogliamo. Questo genera insoddisfazione. E se riuscissimo a stare in pace. Quando Corrado è tornato dalla terapia intensiva, ci siamo guardati, come potete immaginare, felici, e io ho detto: ora
Qua c'è poco da dire, l'unica cosa certa è che tutto è incerto. Siamo venuti ieri per fare un controllo, eccoci qua. Corrado ha detto: eh no, cioè, piccolo dialogo, però è proprio da dire: eh no. Qualsiasi cosa succeda verso 9 del Bodhisattva Acharya Avatara, non lascerò che turbi la mia gioia mentale. Vedete perché il cammino interiore è un cammino misterioso, sacro, sacro, perché ci apre orizzonti verso un'altra vita, una vita in cui è possibile sperimentare una pace interiore al di là delle condizioni. Perché a ben riflettere, se noi non ci apriamo a questo mistero del mistero che ci abita, questa vita, da un certo momento in poi, è solo una fregatura, perché finisce. Inutile che ci illudiamo. Ma se invece, proprio in questa stessa vita, impariamo a incontrare il sacro, il mistero, quell'eterna pace possibile qui e ora, ecco che è come se uscissimo da un paesino, convinti che quel paesino sia il mondo e ci si apre l'universo vita, dove l'universo vita ha tutto un altro contorno che non finisce con la morte, perché è un mistero. Qualsiasi cosa succeda, non lascerò che turbi la mia gioia mentale. Facendomi prendere dal dispiacere, non otterrò comunque ciò che desidero e invece declineranno le mie virtù. Perché essere infelici per qualcosa se le si può porre rimedio? E perché essere infelici per qualcosa se non le si può porre rimedio? E concludo leggendo la strofa 22. No, non concludo con la strofa 22. Concluso proprio con questo. Qualsiasi cosa, perciò dovrei, cominciamo, lo rileggiamo tutti insieme e poi, perché è bello, alimentato dall'insoddisfazione mentale che sorge dall'essere ostacolato in ciò che voglio e dal verificarsi di ciò che io non voglio, la fiamma dell'odio divampa e alla fine mi annienta. Guardate, l'odio ha tante reattività, avversione, lamento. Perciò dovrei eliminare il carburante di questo nemico, la scontentezza di fondo, poiché altra funzione non ha se non causarmi del male. Qualsiasi cosa succeda, non lascerò che turbi la mia gioia mentale. Facendomi prendere dal dispiacere, non otterrò comunque ciò che desidero e invece declineranno le mie virtù. Perché essere infelici per qualcosa se le si può porre rimedio? E perché essere infelici per qualcosa se non le si può porre rimedio? Allora, se siete d'accordo, meditiamo un pochino, poi facciamo giusto un po' di condivisione e poi io scappo e vado da Corradino.